le malformazioni dell'orecchio e possibili patologie che vengono a carico del padiglione auricolare. Ne parliamo con un esperto, un otorinolaringoiatra e chirurgo plastico, il dottor Mario Mattaroccia. Benvenuto. Buongiorno, dottore. Buongiorno a tutti. Allora, ho detto bene, dottore, le malformazioni dell'orecchio, diciamo, e poi tutte le patologie che possono intervenire, tra cui i carcinomi. Certo. Allora, le malformazioni sono quasi sempre, non sono dei tumori, sono delle alterazioni che possono essere congenite o acquisite, ma quasi sempre sono congenite, e è quella, diciamo, più frequente, che tra l'altro rientra anche nella mia seconda specialità della chirurgia plastica, è la famosa orecchia d'anza, detto anche orecchia sventola, no? Che è una malformazione molto frequente che crea dei problemi anche psicologici ai bambini già da un'età di 8 anni in poi. Perché i bambini sono cattivi. Certo, anche quindi, perché tra di loro si trattano male. Infatti ho avuto vari casi di pazienti, di piccoli pazienti che non siamo riusciti con i genitori a farli aspettare 15, 16, 18 anni, ma abbiamo operato anche a 8, 9 anni, perché non è che accettano molto. Diciamo, loro non se ne rendono neanche conto, ma l'ambiente in cui vivono, la scuola. Glielo fa notare. L'orecchia d'anza è una patologia, diciamo, benigna, che può essere cambiata con intervento di chirurgia plastica. Ci sono varie tecniche ricostruttive del padiglione ad anza, non posso qui starne a dirle tutte, ma insomma ce ne sono di semplici che evitano una trasformazione in un aspetto non proprio fisiologico, e con delle incisioni posteriori, con dei punti di ricostruzione. È una patologia frequente e che può essere risolta brillantemente con poco impegno. Addirittura si può fare in anestesia locale con un poco impegno da parte del paziente. Poi ce ne sono tante altre, per esempio c'è la microzia, che tanti non conoscono, ma nascono bambini, gli manca il padiglione auricolare, o quantomeno è un padiglione piccolo, ridotto, qualche piccolo cenno di padiglione. Sono delle malformazioni congenite legate all'evoluzione intrauterina del bambino, del paziente. Abbiamo delle cisti congenite, abbiamo la fistola, che è molto frequente, la fistola auricolare, che sembra una patologia banale, ossia c'è un piccolo buchetto nel padiglione auricolare che se non dà manifestazione di sé non va neanche toccata chirurgicamente, ma molto spesso questa fistola, che sarebbe un buchetto che si vede appena accennato sull'antelice, che sarebbe la parte che si vede di più del padiglione, che spesso però si può infettare, e se si va a togliere senza avere una buona cognizione di causa si rischia di complicare ancora di più il problema. Va fatta una fistolografia, va cercato di andare a vedere dove arriva la fistola, perché sono di origine embrionaria, e quindi potremmo avere questa fistola che va addirittura nell'orecchio medio. Quindi se la togli solo superficialmente dal punto di vista della chirurgia serve a poco, anzi può complicare. Altre patologie dell'orecchio sono tantissime, le cisti, i condromi. Ecco, un'altra che spesso tanti pazienti tengono un pochino in modo superficiale è il nodulo doloroso dell'elice, ossia un piccolo nodulino che abbiamo sull'antelice, che sarebbe la parte più esposta dell'orecchio, che è doloroso, infatti si chiama nodulo doloroso dell'elice, e addirittura in alcune situazioni non fa dormire il paziente nella posizione dell'orecchio malato. Certo. In quel caso va tolta, è una patologia congenita della cute e anche della cartilagine sottostante, per cui va fatta una resezione importante. Dal punto di vista delle forme più frequenti, ne ho già parlate, sono queste quelle più frequenti. Dottore, una domanda: noi abbiamo parlato, lei ha parlato ovviamente fino a qui di tutte quelle patologie congenite, quelle che invece ci possono arrivare in età adulta, cioè più tardi? Beh, per esempio un trauma diretto del padiglione, un otoematoma, un congelamento dell'orecchio, piccoli traumi. Le patologie congenite sono alla nascita, quelle acquisite possono essere acquisite durante la vita, quindi per esempio un otoematoma, uno schiaffo, un trauma che porta un distacco della cartilagine dalla cute, se non lo operiamo immediatamente, sappiamo che la cartilagine è l'unica struttura del nostro organismo che non ha
sangue autonomo, per cui sia nel setto nasale sia nell'orecchio, se noi stacchiamo la cute che porta sangue sulla cartilagine, automaticamente, se l'abbiamo bilaterale sia posteriormente che anteriormente, provochiamo una perforazione dell'orecchio, come può succedere nella perforazione del naso per chi abusa di vasocostrittori o di farmaci o di cocaina o di spray pericolosissimi che noi vediamo purtroppo tutti i giorni nei nostri ambulatori. Li diamo ai bambini spesso, e non si devono dare, i vasocostrittori sono da togliere. Quando si va in farmacia e vediamo la rinazina, ma senza fare nome, diciamo vasocostrittori in generale, sinceramente noi otorini ci rendiamo conto che non andrebbero venduti, però la gente li compra. E noi diciamolo, non soprattutto se avete figli piccoli, non fatelo, non comprate queste cose, perché un sano raffreddore poi passa. Appunto, ecco. E poi ci sono tanti altri farmaci innocui. Per quanto riguarda invece quello che sono i carcinomi della cute, diciamo in questo caso rientriamo un po' in un campo che è sia nostro ma anche del dermatologo, i carcinomi della cute e dell'orecchio sono tantissimi, per esempio quelli più frequenti sono il basalioma. Basalioma è una piccola ulcerazione della padiglione auricolare che non guarisce, magari il paziente, che di solito sono anziani, perché poi dirò perché capita nell'età più avanzata, sono pazienti che dice questa crosticina mi si toglie e poi ritorna un'altra volta, e sono delle forme di tumori della pelle che sono legati fondamentalmente allo strato basale della pelle. Sono abbastanza innocui, basta toglierli in modo adeguato, ridurre anche un po' il tessuto sano circostante per evitare una recidiva, e nel 100% dei casi guarisce senza altri problemi. Però oltre al basalioma abbiamo lo spino cellulare dello strato spinoso, che è ben più pericoloso perché può dare delle metastasi loco-regionali sui linfonodi, quindi bisogna fare un'ecografia dopo, a fare un'ampia escissione, anche quello guarisce abbastanza facilmente. Quello più pericoloso nel 3% dei casi dei tumori cutanei in generale è il melanoma, mentre invece il basalioma dà una guarigione al 100%, lo spinalioma all'80%, purtroppo il melanoma al 30%, perché purtroppo quando si fa la diagnosi dipende dalla profondità, dipende dall'estensione, perché il melanoma dà delle metastasi molto veloci, soprattutto se sono soggetti giovani, e dà una mortalità al 70% se non viene diagnosticata per un banale neo oppure per una piccola ulcerazione dell'orecchio che spesso viene confusa. Poi abbiamo altre cose per quanto riguarda le malformazioni anche congenite. Per esempio, un'altra cosa che ho visto anche stamani in ambulatorio sono delle esostosi, delle alterazioni del condotto uditivo esterno che molti non conoscono, ma molti li vediamo occasionalmente, che sono delle piccole neoformazioni ossee che abbiamo sulla parte ossea del condotto uditivo legata allo stimolo freddo. Lo vediamo spesso nei nuotatori. Una volta si parlava della patologia del subacqueo, diciamo di chi stava sempre nell'acqua, chi fa le docce fredde più volte al giorno, chi fa immersioni, chi va in piscina 2-3 volte alla settimana. Lo stimolo termico a un certo livello nel condotto uditivo può dare la formazione di queste piccole ostruzioni che possono dare difficoltà a sentire, una perdita di udito di tipo trasmissivo. Direi che sono tante le patologie, certo, magari è un organo. Allora, tutto questo in una visita si può verificare se uno certo, è a posto. Certo, come no, assolutamente allora, sì. Uno allora pensa che l'orecchio sia solo il tappo di cerume, purtroppo noi ci arrabbiamo sempre perché roba. Uno non ci sente, ecco, se rientriamo nel discorso della sordità, uno pensa che la perdita di udito sia solo legata a un banale tappo di cerume che esiste, è frequente, però ce lo provochiamo dovete anche prima noi. Togliere altri motivi, certo, e poi magari certo, se è quello fate certo, un lavaggio, no? Certo, ecco, però certo. Assicurarsi che non sia solo quello. Allora, dottore, lei ha anche un sito internet dove la gente può sì. venire a cercarla, che è il www.mariomattaroccia.com. Lo studio, questo è l'indirizzo del suo studio, via Emilio Praga 3941. Possiamo dare anche un suo cellulare, che è il 335 60 12 689. E poi lo trovate anche su Instagram, il dottore, dottor_ Mario Mattaroccia. Dottore, io la ringrazio. Va bene, per essere stato qui con noi, grazie. Arrivederci.